Io partirei proprio da questa notizia che riguarda la Calabria, i riflettori sono puntati da settimane sulla Calabria e ovviamente per la tenuta sanitaria e non solo. Intanto salutiamo subito Matteo Salvini collegato con noi. Salvini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buon lavoro, buon viaggio. Allora, Salvini, come ha sentito pochi minuti fa, le agenzie di stampa hanno battuto la notizia dell'arresto dell'uomo di punta di Forza Italia in Calabria, Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale. Voglio ricordare che l'inchiesta è guidata da Nicola Gratteri. Secondo l'accusa, i rapporti di Tallini con la cosca Grande Aracri avrebbero riguardato la costituzione di una società con base a Catanzaro finalizzata alla distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie. Ancora una volta il sistema sanitario calabrese è all'attenzione degli inquirenti. Un suo commento. Innanzitutto ho mandato gli auguri di buon lavoro a Nicola Gratteri, che è persona che conosco e che stimo e che in Calabria e in Italia sta facendo da anni un gran lavoro, a volte contro tutto e contro tutti. Quindi quando c'è da fare pulizia, ben venga chi fa pulizia, e quindi grazie ai carabinieri e al procuratore Gratteri. Questo signor Tallini mi ha attaccato più e più volte, non ne conosco le vicende, non mi permetto di giudicare, però conoscendo Nicola Gratteri evidentemente se si muove ha ragioni per farlo. Spero che anche questo spinga il governo a dare oggi una risposta definitiva e positiva ai calabresi, perché ormai è da due settimane che c'è questa surreale vicenda delle nomine a ripetizione di commissari per la sanità in Calabria che poi si dimettono, che poi abbandonano. L'appello è che scelgano un calabrese per fare da commissario della sanità calabrese. Ci sono fior di medici, a me hanno indicato il direttore del centro trapianti della regione Calabria, ma ne scelgano uno di medici calabresi bravissimi, ce ne sono in giro per il mondo, in Calabria tanti. Quindi oggi io penso che la risposta migliore da dare ai calabresi in questa giornata di arresti e inchieste sarebbe nominare uno specchiato medico calabrese alla guida della sanità calabrese. Oggi incontrerò un gruppo di sindaci calabresi che saranno a Roma a chiedere appunto questo davanti all'ufficio di Conte. Senatore Salvini, in tutto ciò, lei lo ha ricordato, inutile ribadire le tre incredibili dimissioni in 10 giorni, la vicenda Gino Strada, lei l'ha capita, il senso, l'utilità, è d'accordo? No, ma di persone interpellate che poi smentiscono, io non vado a Catanzaro e il Covid si prende con la lingua in bocca, io non sono interessato, no grazie, mi hanno drogato, non sapevo cosa dicevo, basta. Basta, ripeto, fra l'ospedale di Reggio, Cosenza, Catanzaro, ce ne sono centinaia di bravi professionisti specchiati calabresi disposti a dare l'anima e il sangue per la loro terra. Quindi non andassero in giro per l'Italia o per il mondo, ce l'hanno in casa loro. Ma nemmeno come consulente, mi scusi, Gino Strada? No, ma io per carità di Dio non mi metto nei panni di nessuno, ma non si capisce perché occorra girare l'Italia per trovare un consulente quando ce l'hai fra Reggio, Catanzaro e Cosenza, la possibilità di scegliere le persone migliori. Chi ha curato il premier britannico è un medico calabrese, chi ha curato il primo paziente Covid a Pavia è un medico calabrese. Dobbiamo andare a cercare Gino Strada, dai, con tutto rispetto. Senta Salvini, l'appello del Capo dello Stato alla coesione nazionale, al dialogo fra maggioranza e opposizione, ma insomma, leggendo i quotidiani sembrerebbe produrre i primi frutti. Allora, da una parte c'è lei che sostiene che da tempo non è stato mai interpellato, mai chiamato dal Premier Conte, dall'altra c'è Berlusconi che sembra fare una partita del tutto personale, perché ha detto possibile sia la manovra, si è detto disponibile, sta intervenendo in molte trasmissioni televisive facendo il padre della patria. Quali sono i rapporti tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia? A me interessano i rapporti con gli italiani, che per quello che mi riguarda devono sempre essere trasparenti. L'appello di Mattarella è alla collaborazione, non all'inciuccio o ai rimpasti. Mi sembra che fra PD, 5 Stelle, Renzi e a leggere anche per qualche pezzo di Forza Italia si stia parlando di posti, non di cose da fare. Sapete su che cosa è incastrato oggi il lavoro della Camera dei Deputati, probabilmente anche tutta settimana prossima, lo dico agli ascoltatori perché voi lo saprete, non sul Covid, sulle famiglie, sulla cassa integrazione,
sull'aiuto ai taxisti e ai commercianti, no, sulla cancellazione dei decreti sicurezza. Ditemi voi se è l'emergenza di questo paese cancellare i decreti sicurezza, ditemi voi se significa rispondere all'appello del presidente Mattarella per dialogare con tutti, occupare per 15 giorni il Parlamento con la cancellazione dei decreti di sicurezza perché a qualcuno sta antipatico Salvini. Non è così che si collabora. Ieri ho parlato col presidente di Confindustria per 2 ore, il taglio dell'IRAP, il rinvio delle scadenze fiscali, il sostegno vero alle piccole imprese, quindi ai lavoratori delle piccole imprese, di questo vorremmo parlare in Parlamento oggi, non di immigrazione o di altro. Però se date un colpo di telefono a Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti e glielo fate presente, io vi ringrazio. Anche Berlusconi, come ha ricordato in precedenza Pierluigi. Oh, Matteo Salvini. Berlusconi su questa ambiguità, fuori dubbio. Però i calendari dei lavori d'aula li decidono PD, 5 Stelle, Renzi, e chiedo a chi ci ascolta se è normale che tutta questa settimana in Commissione e tutta settimana prossima al Parlamento, alla Camera, non si parli di Covid, di povertà, di famiglie, di aziende, di rappresentanti di commercio, ma di riaprire i porti e le porte dell'Italia all'immigrazione senza controllo. Ma lei questa ambiguità di Berlusconi se l'è spiegata? Perché non si capisce sta facendo rispetto al centrodestra, no? Lo chiedo, è legittimo, no? Immagino che un ascoltatore che vota centrodestra si chiede di collaborare, di proporre, di risolvere. Noi abbiamo presentato un mega taglio dell'IVA da 20 miliardi, sostenibile. La Germania, pensate, ne ha tagliati 40 di miliardi di IVA, quindi di tasse per chi va a fare la spesa. E noi di questo vorremmo parlare come centrodestra. Leggo sui giornali che invece si parla di legge elettorale, di equilibri, di rimpasti. Non voglio poi pensare a scambi di interessi politici e aziendali, perché Mediaset è una grande azienda, 3.500 dipendenti, a miliardi di euro di fatturato, va ovviamente tutelata come tutte le aziende italiane, piccole e grandi, ma non ha bisogno di aiutini, e non voglio neanche lontanamente pensare che ci siano da questo punto di vista scambi di interessi e di favori. Sono convinto che non sia così. Ha anticipato quella che era una domanda naturale dopo quanto accaduto la settimana scorsa. Qualcuno ci ha visto un dispetto, fate voi una vendetta di Silvio Berlusconi per il voto vostro della Lega in Parlamento, ma lei ha risposto. Una battuta su Amazon, che ha combinato ieri il senatore Salvini? No, ma guarda, io non sono contro le innovazioni, anzi, però semplicemente le grandi multinazionali straniere, siano esse cinesi, tedesche, americane, in un libero mercato, hanno tutto lo spazio per lavorare, semplicemente devono rispettare le regole fiscali delle aziende italiane. Quindi se uno sceglie di andare a fare la spesa in negozio o con il click su Amazon, scelta sua. Io sono un liberale, ognuno fa quello che vuole. Però non è possibile che ci siano queste multinazionali che fatturano miliardi in Italia, che guadagnano centinaia di milioni in Italia, che poi pagano una parte dei loro utili all'estero e sono avvantaggiate dal punto di vista fiscale, giuridico, lavorativo, imprenditoriale rispetto alle aziende, ai commercianti e agli artigiani italiani. Bisogna avere pari condizioni. Senatore, mi permetto solo, ma perché lo so per certo, che Amazon spesso è piattaforma dove tanti piccoli invece si affacciano e riescono a vendere cose che non potrebbero fare magari in questo momento in cui sono chiusi. Va benissimo, però pretendo che questi colossi paghino le stesse tasse che pagano le aziende italiane, perché per 10 piccoli che lavorano grazie ad Amazon ce ne sono 100 che chiudono. Poi ripeto, ognuno può scegliere di fare i regali, la spesa, la cena al ristorante quando riaprirà, al negozio quando riaprirà, al centro commerciale o con un click, perché ognuno è libero di fare, comprare, amare, leggere, guardare il film che vuole. Semplicemente chiedo pari condizioni, altrimenti per i commercianti italiani, gli imprenditori italiani, gli artigiani italiani è morte certa. Grazie. Salvini, grazie per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Un abbraccio a tutti, in particolare agli amici calabresi, e verranno tempi migliori, promesso.